sappia quasi con certezza che tutti debbono morire, almeno sinora non si hanno avuto esempi di persone sfuggite a tale sorte, e se anche se ne avessero non proverebbero nulla i privilegiati, potendo da un momento all'altro subirla. Pure davanti a tale fenomeno tutti restano stupiti e lo considerano quasi un fatto incredibile, addirittura impossibile. Udite! È morto il povero Piero! No, non è possibile. È così? Oh, è incredibile. Anch'io ti assicuro, non riesco a convincermi. Chi parla della morte d'altri dà l'idea di parlare di un fenomeno che non lo riguarda personalmente. Ci ha lasciati per sempre. Immagina evidentemente che loro resteranno a questo mondo per sempre. E senza il povero Piero conserveremo in eterno il culto della sua venerata memoria. È vecchio, è pieno d'acciacchi e vuole conservare in eterno il culto della venerata memoria. In casa del morto tutti restano stupiti, come se fosse accaduto un fatto che da che mondo è mondo non si era mai dato. Si pronunciano frasi che a voler essere benevoli potremmo considerare insensate. No, ditemi che non è vero! L'idea dominante è che qualcuno dei parenti debba morire di dolore oppure suicidarsi. Tenete d'occhio il suocero che non commetta qualche sciocchezza irrimediabile e guardate che non abbia armi nascoste. Ma che armi? Ha sempre avuto una paura del diavolo delle armi. A me fa paura quel suo aspetto come inebetito. È il suo aspetto normale. Sembra che non capisca. La cosa non ha alcun rapporto con l'evento luttuoso. No, non sono affatto tranquilla. È capace di buttarsi dalla finestra. Ma non saprebbe nemmeno arrampicarsi sul davanzale. Non dia la testa nel muro, si potrebbe rompere. Il muro! Non faccia una pazzia. Ma non ci penso nemmeno. Molti pensano che la fine di una la morte di una persona cara debba significare la fine della propria vita. E in alcuni casi può darsi. Ma vediamo che cosa succederebbe veramente se ad ognuno dei superstiti dovesse capitare di morire di dolore. Io non resisto e nemmeno noi. Ma tu che c'entri? Tu sei la donna di servizio. E vuoi morire anche a me? Ma voi direte che è insensato pensare che tutti debbano morire di dolore, anche perché per ognuno di codesti novelli defunti ve ne sarebbe un altro cospicuo mazzo, e in men che non si dica il mondo svanirebbe. E allora riserviamo tale sorte al numero minimo di persone che più amavano il defunto, anzi ad una persona soltanto. Diciamo che per la morte del povero Piero muore di dolore soltanto la vedova. Ma per la stessa ragione la morte della signora Teresa provocherà la morte di dolore di sua madre. E la morte della signora Ione provocherà il decesso per dolore di suo figlio. Ah! E la morte di costui provocherà la morte di dolore del di lui padre. Ma tu che c'entri? Tu sei la donna di servizio. Vuoi morire anche a me? Ma anche in questo caso la fila di decessi non si fermerebbe qui. No, su, su, possono risuscitare. Molti pensano che la morte di una persona cara debba significare la fine della propria vita, in alcuni casi può darsi, ma di assolutamente certo possiamo dire che per ognuno vi è una sola persona al mondo la cui morte significherà la fine della propria vita. La madre? No. Il padre? No. Il cognato? Neanche. La donna delle pulizie? Tanto meno. E chi allora? Ma se stesso. Eppure si pretende da parte dei parenti un'immediata fortezza d'animo, si esige con urgenza coraggio, ma quello che assolutamente gli estranei non debbono vedere è una lacrima.
Signora Teresa? Dica. Vuol favorire un momento, per favore? Eccomi. Lei ha perduto il marito? Purtroppo, da pochi minuti. Oh, le faccio le mie più vive condoglianze. Grazie, grazie. Signora Teresa? Sì. Vuole piangere un momento, per favore? Volentieri. Mamma, non devi piangere. Ma asciugati gli occhi, via. Cosa sono queste lacrime? Hai dimenticato quello che mi avevi promesso? Ci risiamo da capo. Ti ho detto che non voglio vederti piangere. Ma perché? Le è appena morto il marito, è giusto se piange, ma gli altri pretendano che non pianga. Ma anche in questo caso non è detto che l'assenza di lacrime sia fonte di preoccupazione. Signora Teresa? Dica! Vuole smettere di piangere, per favore? Volentieri. Ma hai visto la signora? Non versa una lacrima! Che contegno cinico, almeno fingesse. Ma Teresa, ma non devi mostrarti così indifferente. Ma cerca di piangere un po', ma fai uno sforzo, no? Ma in certi casi l'assenza di lacrime è fonte di preoccupazione da parte dei parenti. Quello che a me fa paura è il fatto che Teresa non pianga. Se si sfogasse, dopo starebbe meglio, no? Lo so. E invece lì, annichilita dal dolore. È questo che mi spaventa. Parenti ed amici pronunciano frasi a dir poco prive di senso comune. Chi avrebbe mai potuto immaginare una cosa simile? Oh, mi scusi signora se mi intrometto nel suo discorso, ma il povero Piero era forse una persona anormale? No, normalissimo. E allora perché lei non avrebbe potuto immaginare che un giorno gli sarebbe capitato quello che prima o poi capita a tutti? Morire. Quello che uno non può immaginare è che una persona non muoia mai, io credo. Ma non doveva morire, questo voglio intendere. Ma perché non l'ha detto subito? Il povero Piero godeva dunque di un'esenzione speciale. Ma come sarebbe? Esenzione dalla morte. Ma che dice? Ma no, no, è lei che lo dice, non doveva morire. Io credo invece che doveva morire, come tutti prima o poi. E non faccia nascostamente gli scongiuri pensando con questo di farla franca. Oh, ma non riesco a comprendere comunque che un uomo come Piero... Oh. Chi se lo sarebbe mai immaginato? E intanto la casa si riempie di persone. E strilli, abbracci, strette di mano, sospiri con lo sguardo attonito perso nel nulla, baci fra persone che non si erano mai incontrate prima. Lei è un parente? No, sono l'agente delle pompe funebri. Intorno al morto non c'è mai stato così tanto movimento. La casa non è mai stata così vuota, così piena. In una stanza stanno tutti seduti e in un'altra vanno tutti avanti e indietro. Intanto la notizia dello strano caso è volata lontano. E parenti ed amici si affrettano a telegrafare insieme al loro dolore anche la loro sorpresa. Ma sono matti! La sorpresa vera sarebbe se, invece della notizia che l'amico è morto, fosse arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia che l'amico non morirà mai, per sempre. Soltanto in questi casi sarebbero giuste le frasi che si pronunciano in occasione della morte. Non me lo sarei mai aspettato. Ma chi poteva pensare? Ancora non ci credo. Mi pare impossibile. Serpeggia intanto tra i visitatori attoniti e i parenti disperati un vago traditore e non confessato nemmeno a se stesso senso di benessere fisico per il fatto di essere ancora vivi. E chi non ha mangiato, chi non ha dormito, chi secondo l'esortazione degli estranei dovrebbe andarsi a buttare un po' sul letto. Chi pare uno straccio, chi ha la barba lunga, chi ha le chiome disfatte, insomma, uno spettacolo di sbalordimento. Soltanto il morto
ha capito la situazione e si è messo l'animo in pace. Ormai pare sia l'unico che sappia qual è la sua parte. Tra fiori e candele, disteso nella sua cassa, con il suo abito migliore, ha già assunto quell'aspetto impenetrabile, quel pallore, quella rigidità, quella freddezza caratteristica, insomma, ha già le physique du rôle. Ecco, non dà più retta a nessuno, non fa più commenti, è già pronto per l'eternità. Bravo! Bravo! Dietro un pannello delle pareti. Ma è proprio per questo vorrei tastare anche i muri. Non si sa mai. Ma qui non ci sono nascondigli segreti. Ecco, questo è l'unico scritto che ha lasciato. Mie ultime volontà. E cosa ha lasciato? Ha lasciato detto che si dia la notizia ad esequie avvenute. E nient'altro? Che altro doveva dire? Ma dico, nient'altro? Nient'altro. Oh, mi sembra un lascito piuttosto modesto. Boh, c'è qualche piccolo legato insignificante. Cioè? Consigli, raccomandazioni. Ah, ci sono anche delle buone parole per te e saluti per tutti. Ah, grazie. Ma Patrini? Niente. Oh, è stato veramente imprevidente a ridurci senza una lira. Io direi invece che è stato molto previdente a spendere tutto mentre era ancora in vita. Sì, se fosse stato lui volontariamente a ridursi così. Ma ce lo hanno ridotto gli altri. E i quattrini per i funerali? Tutti hanno qualcosa da pretendere e nessuno dà. I quattrini per il funerale comunque sono in una busta a parte. Povero marito mio, ma non ha mai chiesto niente a nessuno e mai nessuno ha fatto niente per lui. Povero Piero. No, ditemi che non è vero. No, ma non fare la bambina. Se gridi tutti ti sentiranno e sapranno la notizia subito. Ma nella febbrile vita moderna non c'è molto tempo da dedicare alla commozione. Si va, ci si commuove in fretta e via. La vita ci reclama con i suoi doveri. La vita urge. Io mi sono già commosso e tu ti sei commosso? No, mi sto ancora commuovendo. E non è ancora finito? No, vorrei commuovermi ancora un po'. Io purtroppo non posso permettermi questi lussi. Devo pensare alle cose pratiche, anche in relazione all'evento doloroso. La vita non concede soste. Un saluto a chi cade e via. Angelica! Beh, Tomaldi! Perché piangi tu? È perché l'è morto il signor Piero! Oh, tu sei molto gentile, ma ti dispensiamo da queste manifestazioni di solidarietà non richieste! Luigi! Ma non mi ordinare di questa ragazza con i suoi pianti! Ma poverina, è affezionata! Ma che affezionata! Andiamo in questa casa da due giorni, figuriamoci che affetto! Ma che fastidio ti dà! Se la vedono piangere, sospetteranno che è morto Piero! Capirei fosse una parente o una di quelle donne di servizio che sta da parecchi anni in una casa! Ma vedi, bisogna a capire questa gente semplice. Per loro un decesso senza lacrime, anche se di un estraneo, sarebbe un non senso. Insomma, una donna di servizio che non pianga in queste circostanze commetterebbe una mancanza di riguardo. Per loro è una questione di buona educazione. Sì, ma bisogna farle capire che non è così. Sradicarle questi vieti pregiudizi, dirle che ci farà piacere se si asterrà da queste manifestazioni di cordoglio. Siamo intesi? Sì. E dai, ancora piangi. Smettila di piangere e vai a chiamare il portinaio. Pregarlo di salire un momento. Hai capito? Sì, signor. Ma perché vuoi il portinaio? Per non far sapere che è morto Piero. Ah, vabbè, ma se cominci col dirlo a lui stiamo freschi. Non è così che si occulta la presenza di un cadavere. Signora, lo so, nei libri polizieschi magari si usano altri sistemi.
magari si brucia il cadavere, ma qui non siamo in un libro poliziesco. E al portinaio bisogna dirlo. Tra l'altro vedrà le esequie, quindi almeno lui è impossibile dirlo ad esequie avvenute. La sua complicità è necessaria. Signor! Ancora piangi, tu che c'entri? Ma è fedele, poverina, è affezionata. Ma che affezionata, andiamo, è rompiscatole. Smettila di piangere o ti prendo schiaffi. Bravo, così piangerebbe anche per gli schiaffi. E allora la licenzio. Beh, così andrebbe in giro raccontando che la licenziata e spiegando il perché. Così che ci tiene in pugno? Non possiamo licenziarla che ad esempio è avvenuto. Oh, tu, cara poverina, asciugati gli occhi, che volevi dirci? Che il portinaio. Buongiorno. 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 Sentite, signor Piero purtroppo ci ha lasciati. È morto. Beh, se si ridi così ti sentiranno tutti però. E tutti meno che lui. Il signor Piero è morto. Ho capito, ho capito. L'avevo già sentito. Ma che volete che faccia? Vado a chiudere mezzo portone. No, non dovete chiudere proprio un bel niente. Vi abbiamo chiamato per questo. Il signor Piero ha lasciato detto che si dia la notizia ad esequie avvenute. Perciò nessun segno e non dite niente a nessuno. Ah, per me ti è tranquillo, Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Bisognerà avvertire i parenti. Ma non vuole nessuno. Ah, le pompe funebri le ho già avvisate, Anche le pompe funebri? Beh, queste certo non si possono avvisare ad esequie avvenute, visto che saranno proprio loro a farle. Oh, guardate lo spioncino della porta, e è un signor solo? Ah, deve essere lui. Voi passate di là, per piacere. Sì, sì. Fallo entrare. Il signore che mi ha telefonato poco fa in relazione a un avvenimento di cui si desidera dare notizia ai terzi soltanto dopo ultimate le prestazioni che da noi richiedono? Lei... Mi scusi se sorrido. Lo faccio che eventuali testimoni non al corrente dell'avvenimento che ha formato oggetto della nostra conversazione e che debbano esserne messi a parte, giusto il desiderio espresso dal protagonista dell'avvenimento stesso prima che questo si manifestasse, come da lei dettomi, non sospettino che in questa casa c'è quanto si desidera momentaneamente occultare. Scusi, non ho capito bene. Ella mi ha detto che la persona di cui la nostra conversazione telefonica, prima che si manifestasse il caso che ha indotto lei a chiamarmi, aveva lasciato detto che la notizia del caso medesimo venisse data dopo che fossero eseguite le operazioni per la quale ella mi ha fatto l'onore di rivolgersi a noi. Questo le spiega perché uso un linguaggio perifrastico e il mio sorriso, a ciò che non si sospetti in casa. Ah, ma in casa sanno tutti ormai. Tanto meglio! Ciò limita il campo delle nostre precauzioni. Del resto, noi non possiamo sapere se tutti sanno o no. E visto che qui tutti sanno, mi permetto di assumere un'espressione triste, più consono alle circostanze. Anche perché particolarmente oggi mi è penoso sorridere. Proprio stamattina ho avuto un lutto. Mi rendo conto che sto per dire una sciocchezza, ma non le nascondo una curiosa impressione il fatto che anche lei... E se lo sono indiscreto, chi? Mia moglie, signore. La cara compagna della mia vita. Oh, mi spiace, le faccio le mie condoglianze. Oh, grazie, anch'io lei di tutto cuore. Grazie, si faccia coraggio. Anche lei deve essere forte. Anche lei deve reagire. Anche lei. Basta ora, parliamo un po' del funerale di mio cognato. Con piacere. Ma come? Scusi, volevo dire con dispiacere, capisco, cioè... Capisco, non si preoccupi. Teresa? Sì. Teresa, scusa, c'è qui l'incaricato delle pompe funebri. Vogliamo decidere da farsi? No, fate voi, io non sono in grado di decidere niente, sono ridotto uno straccio. Lo credo, povera figlia mia. Dovresti mangiare qualche cosa. No, non mi va niente. Ma così ti ucciderai? Volesse il cielo! Vede, mia sorella è digiuna da ieri sera e non vuole prendere niente. Ma forse anche lei dovrebbe mangiare qualcosa. Niente, ho lo stomaco chiuso da ieri. Ma così si ucciderà. Volesse il cielo. Ma che c'entra lei? Qui
quello che mi raccomando è che sia rispettata la volontà del mio povero marito, che si dà la notizia soltanto ad esequio avvenuto. No, stia tranquilla signora, si farà tutto con la massima discrezione, e piuttosto loro... Ah, il portinaio ha avvisato di non dire niente a nessuno. Parenti da informare? Nessuno. Il mio povero marito è stato chiaro e non vuole nessuno. E la sua volontà è sacra. È più che giusto. Il feretro? Ah, il più ricco possibile. Non voglio mandare la spesa per il mio povero marito. E anche il carro. Ah, sì, 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 sì. E sei cavalli? Non è possibile di più. Signora, è il massimo. Ma guardi che sei cavalli sono più che sufficienti. Teresa, non ti sembrano esagerati? Sei cavalli, dai. In fondo ne basterebbero quattro, due, persino uno per quel che pesava il povero Piero, dai. Sei cavalli. Manco ci fossero a trasportare un reggimento. Sei cavalli. La capisco, signora. Anch'io se potessi offrire a mia moglie un funerale di lusso. Ma purtroppo sono un modesto impiegato dell'azienda e non posso permettermi certi lussi. Per la estrema dimora hanno già qualche cosa? No? Immagino che non vorranno che il marmista venga qui, sempre per non dare nell'occhio. Se credono... Mi scusi, sa, ma quando lei mi guarda io provo un sentimento curioso. È come se mi guardasse con simpatia, quasi con ammirazione. E che pensasse di me? Che bel morto sarebbe! Oh, ma le pare! È vero! E adesso mi passo che mi prendesse anche le misure ad occhio e mi è parso di leggere nel suo sguardo un muto rimprovero perché sono ancora vivo. Ma le pare! E proprio perché sono ancora vivo, io adesso mi sento anche un po' imbarazzato sotto il suo sguardo, perché data la sua professione mi sembra di defraudarla di qualcosa. Ma che stai dicendo, papà? Dai! Mio padre è un po' schizofrenico. Ah. Piuttosto lei stava dicendo qualcosa a proposito della tomba, se non sbaglio. Sì, sì, sì. Se volessero vedere qualcosa di conveniente, potrei accompagnarli dal marmista. Io direi di sì. Ma sì, ma andate, andate pure. Vi farà bene anche prendere una boccata d'aria. Tanto per quello che c'è da fare qui... Grazie, grazie. Riverisco, eh. E di nuovo, riverisco. Andiamo. E mi raccomando che nessuno sappia né sospetti nulla. Ma state tranquilli. Ferma! Vado a guardare dallo spioncino. De Magisti? Ma chi è De Magisti? Un amico del povero Piero, ma non è mai venuto a casa nostra. Avrà saputo e viene per le condoglianze. E non credo, chi avrebbe dovuto dirglielo? Eppure qui e non era mai venuto. E che vuol dire? Sapeva che Piero era malato. Per forza! Sono stati ricoverati in clinica assieme, ma che faccia aveva? La solita! Sì, ma allegra, triste. Piuttosto allegra mi è sembrata. Allora non sa. Però... hanno dei fiori? Allora sa. D'arancio! Allora non sa. E chi lo sa? Senti, non aprire la porta. Penserà che siamo partiti e se ne andrà via. Oh, si fa presto a dire non lo ricevo, ma credo che ti convenga riceverlo invece. Oh, ma per carità, conosce tutti i nostri conoscenti. Se subodora qualcosa, tra mezz'ora tutti sapranno. Ma è proprio per questo devi riceverlo. Le ipotesi sono due. O sa o non sa. Se non sa, non glielo faremo capire. Ma se già sa, dovrai pregare di non dire niente a nessuno. E per fare questo, devi riceverlo. Oh, accidenti a questo seccatore. È sempre venuto a scombinare le cose nostre. Piero non voleva far sapere che era ricoverato in clinica. E lui è capitato nella stessa clinica con la stessa malattia. No, non voglio assolutamente riceverlo. Anzi, non facciamoci sentire. Penserà che non c'è nessuno e andrà via. Come vuoi. Ma che succede? Scappano stanno. Ma tratteni. E va bene, vado ad aprire. No, non bisogna mostrarsi tristi. No. Forse non sa e capirebbe. Sì, ma non bisogna nemmeno mostrarsi allegri. Forse sa e non sarebbe bello. Aspetteremo che parli lui. Okay. Così. Agli amici non bisogna nascondere le cattive notizie.
mi sposo e questa è la vittima. Oh, ma bravo, Rallegramenti! Sposiamo domattina? Oh, ma così all'improvviso? E le dirò, è una storia un po' curiosa. Quando ero in clinica, Piero lo sa, dissi a me stesso, se guarisco, prometto di sposare Lola. Beh, sono guarito. Abbiamo anche un bel maschietto. 3 anni. Di già, avete fatto presto. Ma sono cose più che naturali. Un parto prematuro. Le dirò, è una storia un po' curiosa. Tempo fa mi ruppi una gamba e dovevano amputarmela. Beh, dissi a me stesso, se non me la tagliano, prometto di adottare un bambino. Beh, la gamba si salvò e lei capirà, mi serviva. Il bambino? No, la gamba. No, lo credo bene. No, non credo per quale motivo lei possa immaginare per quale motivo veramente mi servisse la gamba. Ballo. No, le dirò, è una storia un po' curiosa. Tempo fa andavo per mare e la nave stava per affondare. Beh, dissi a me stesso, se mi salvo, prometto di fare ogni giorno 4 chilometri a piedi. E lei capirà, senza una gamba... Così lei ogni giorno si fa questa maratona? Non più, non più, perché il bambino si ammalò. E allora dissi a me stesso, se guarisce... prometto di rinunciare alla mia passeggiata quotidiana, sa, era il mio unico svago. Beh, il bambino si salvò, ma ora ho deciso di riprendere queste mie passeggiate quotidiane. E come può farlo? Beh, le dirò, se va in porto questa faccenda del matrimonio con Lola, ho promesso di fare ogni giorno 2 chilometri a piedi. Beh, comunque... prima di venire al motivo della nostra visita, volevo chiederle una cosa, signora Teresa. Piero, come sta? Ah, la verità? Proprio la verità? Ma certo, la pure semplice verità. Non si può lamentare. Oh, c'ho piacere, l'importante è che non peggiori. Ah, questo è escluso. Sì, lasciatelo riposare, che riposi in pace. Volevo dire, certo. Per la colite ci vuole la pace. Pace e proteine. È una cura americana e perciò si chiama delle due P. Peace. And proteins. In clinica sapevano che la prima era la pace, ma si erano dimenticati il significato della seconda P. Le proteine! Appunto, sapevano che la prima era la pace e che la seconda aveva a che fare con l'alimentazione e perciò provavano pace e peperoni, pace e provolone, pace e pomodori, pace e polpi! E ad ogni esperimento qualcuno moriva. Una sigaretta? Grazie. No, dico, avrebbe da darmela? Oh, mi spiace, ma non fumo. Ma sei sempre fumato? Oh, fumavo fino a un'ora fa, ma ora non fumo più. Ma non mi hai detto che ti sei tolto il vizio? Ti dirò, è una storia un po' curiosa. Come tu sai, avevo un dente che mi faceva penare le pene dell'inferno. Sì. E non trovavo il coraggio di farmelo levare. Beh, questa mattina mi sono detto, se trovo il coraggio, prometto di smettere di fumare. E l'ho trovato. E così l'hai perduto? No, no, l'ho trovato. Ah, lo devo al dente. E io ho il coraggio e così me lo sono levato. E il dente? No, il vizio del fumo. Ah. Ma ti sei levato anche il dente. Hai fatto bene a togliertelo. Il dente? Ma no, il vizio del fumo. Senti, ma se adesso venissimo allo scopo della nostra visita. Già, lo scopo della nostra visita. Lo scopo della nostra visita. Anzi, gli scopi perché sono più due. Primo, invitarvi al nostro ricevimento di nozze. Credo che Piero non potrà venire. Secondo, chiedere a Piero di farmi da testimonio. E anche questo sarà un po' difficile, ho paura. Beh, ma se non può lui, può sempre delegare qualcun altro a sostituirlo. Anche questo non sarà tanto facile, temo. Beh, no, e non dovete dirmi di no, altrimenti mi offendo. Signora, è Ghedelan operaio che vuole per forza entrare nella stanza dove riposa il signor Piero. Ah, sarà quello che viene per certi lavori. Sì, fallo entrare. Signor, ma... non è per un capriccio che io voglio entrare, ma si è rotto il filo della corrente ad alta tensione e questo mette in serio pericolo la vita dei passanti. Oh, santo cielo, ci mancava anche questa. Ma che c'entra la stanza di mio marito? C'è già un operaio sulla scala all'esterno, ma il lavoro di riparazione può essere fatto solo con l'aiuto di un altro operaio dalla finestra di quella stessa stanza.
Ma, santo cielo, come si fa? Non si può entrare in quella stanza, c'è disordine. Ma non è il caso di fare cerimonie, io non guardo. Passo un momento ed esco dalla finestra, anche se c'è disordine non lo vedo. C'è un signore che dorme? Eh sì. Ah, stia tranquilla, facciamo pianissimo, non si sveglia. Ha un sonno leggerissimo. Ah, non si preoccupi, signora. Signora, sì. Ora puoi farlo entrare, l'ho tolto. Che cosa? E il disordine, ora può venire dentro. Scusate un momento. Venga, venga. Lola! Che c'è, Paolo? Ho paura di non poterti più sposare. E perché mai? Perché sai che avevo fatto un voto che se fossi guarito... E mi avresti sposata. E sei guarito? No, non sono guarito. Me lo dici adesso? E adesso me ne accorgo. Vabbè, non ti disperare, Paolo. In fondo, non è che tu non possa sposarmi più. Sei solo dispensato dall'osservanza del voto se ancora non sei guarito. Ma questo non ti impedisce di sposarti ugualmente. Anzi, anticipando l'esecuzione della promessa, dimostri di avere fede. Sì, 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 lo so, ma io sto male, non dovevo prendere il tè prima di venire qui. Lola, ho bisogno di andare in bagno. E vai. Ma no, no, non sono così in confidenza, mi vergogno. Ma lo dirò io alla signora. Ma, assolutamente no, te lo proibisco. No. Piuttosto dammi la tua penna stilografica. Ma non mi dirai che occorre una domanda scritta, vero? Ah, su, spicciati! Ma guarda cosa hai combinato! Io mi domando se questo è il modo di maneggiare una penna stilografica. Ti sei tutto sporcato le mani d'inchiostro! Ma lo so, l'ho fatto apposta e tu secondami! Shh, eccole che tornano! Scusate, amici cari, ma siete capitati in una giornataccia piena di complicazioni. Non importa, piuttosto, questo sbadato di Paolo voleva scrivere una cartolina e si è tutto sporcato le mani d'inchiostro. Dovrebbe andare a lavare le mani. Ma certo. Angelica! Comandi? Accompagna il signore nel bagno. Pocorami. Che altro succede? Non si può. Come non si può? Disordine. Anche nel bagno? Hai portato il disordine nel bagno? Per forza. Come fa? E lo so caricare sulle spalle. Oh, cielo, ma come si fa adesso? Il signore deve lavarsi le mani. Un momento. Ma dove vai? Torno subito. Oddio, fermate quella ragazza. Dove sta andando? Ma calma, Teresa, controllati. Mi pare che tu oggi sia di un'impressionabilista estrema. Ma metterai come ragione di essere. Non lo capisco, ma forse quella ragazza è andata a portar via il disordine dal bagno. È proprio quello che temo, mio Dio! No, è più giudiziosa di quello che noi crediamo. E sto tornando con una bacinella d'acqua. Ecco, porta anche la Fiera Pomice. Ma prego, ma faccia come se stesse a casa sua. Signora, io in questi casi a casa mia faccio come tutti gli altri, vado in bagno. Lo capisco, ma col disordine che c'è. Ah, se lo vedesse, si metterebbe le mani nei capelli. Ma scapperebbe. Ma si lavi pure. Signore! Quella delle mani era una scusa, io ho bisogno di andare in bagno! Ma non è possibile! Me le assicuro di sì! Ma non è possibile andarci! È occupato! Ma non importa! Bussate! Sfondate la porta! Ma è occupato, le dico che c'è disordine! Ma mi rischio io del disordine, io devo andare in bagno, lei si non l'ha detto! Povera me! Angelica! Ma dove sei cacciata? Ragazzi, eccomi, avevo già sentito il discorso, ora il quale andare l'ho tolto. Che cosa? No, sora, siamo tuttata, vada pure nel bagno. E io vado un momento in farmacia. Sì. Dove lo hai messo? Che cosa? Il disordine. L'ho portato nella stanza da letto. Oh, l'ho messo in foto. Nel mio paese portiamo fastidio ed è un quintal sulla testa. Lo hai portato sulla testa? Ma no, fa per dirlo, porta sulle braccia. E l'operaio? Che cosa? L'avrà visto. Ma no, le radriò a lavorare fuori dalla finestra. E quando dovrà rientrare? Lo vedrà. Ma l'ho querto come se dormisse. Brava, brava. Però adesso basta col portarlo avanti e indietro,
quella povera anima non ha pace nemmeno adesso, sballottata da una stanza all'altra. Oh, ma il bagno e la stanza da letto li sono vicini, eh? Ma non è una buona ragione. Mi fa male al cuore pensare che quella povera anima è sballottata così, di qua e di là, poverina. Oh, sì, ma per rispettare la sua volontà. Anche questo è vero. Oh, santo cielo, ma tutto questo scompiglio solo per la sua bella pretesa di dare la notizia ad esequie avvenute. Oh, chissà poi perché tutto questo mistero. Sarebbe così bello fare le cose come le fanno tutti alla luce del sole. Ma no, lui si doveva distinguere, sempre, in tutto. Gran brav'uomo, per carità, che Dio lo abbia in gloria. Ma aveva certe idee, tutte sue. Angelica, piuttosto vada ad assicurarti che non si veda. Perché se si trasgredisse alla sua volontà, chi lo sei? Che Dio mi perdoni, stavo per dire che lo sente. Pignolo con... Mamma, è morto e tu gli dai del pignolo? Ma sì, in senso buono, in fondo lo era. Sì, ma non bisogna dirlo, almeno i primi giorni. Signora! Sì, che altro succede? È una cosa terribile, è una cosa incredibile. Oddio, mi fai venire un accidente. Voi guardate la porta di casa. Allora, ma non ti parla. Non col coraggio. Insomma, che succede? Mi promettila di non spaventarsi. Ma vuoi spiegarti il nome del cielo? E non c'è più. Che cosa? E il disordine. Vuol dire, signor Piero? Eh sì, sono da vedere se l'era accorto bene e non l'ho più trovato, ecco. Santo cielo, ma non è possibile. Ma hai guardato bene, ma non è possibile. Ma te lo garantisco, guarda bene. Non fare l'imbecille. Dove l'avevi messo? Gliel'ho dito sul letto, coperto. E adesso? E adesso non c'è più. Le spario. Ma non è possibile, mai guardato sotto il letto. Ma sì, ma le sta la prima cosa e poi come il gandava. E l'avrei lasciato nel bagno. E l'ha preso per un fazzoletto. E allora? Ma non è, ma sei certa di non sbagliare? Ma non ti sarà cascato che tu l'abbia dimenticato nel corridoio? Ma no, gliel'ho detto, prima l'aveva messo nel bagno. E poi quando il signor De Magistri voluto per forza andare nel bagno, l'ho portato nella stanza da letto e l'ho coperto come uno che dormisse. E adesso sono tornata, ho alzato le coperte, non c'è più! Le spario! Ma santo cielo, ma sei sicura di non sbagliare? Sì. Ma non è che per caso l'hai lasciato nel bagno? Ma no, ma guarda, no, con quell'abitudine che hai di portare i pesi sulla testa ti sarà cascato da qualche altra parte. No, sono sicura, non c'è. Ma non può essersene andato da sé. Non può neanche averlo portato via l'operaio. E poi per quale ragione doveva farlo? Ma l'operaio se n'è andato via da un pezzo. E come se n'è andato? E con la scala che le era fuori? Che si sia portato via la buon'anima. Oh, santo cielo! No, ma le parlo, ma... No, senti, va a vedere se ci sono ancora altri operai fuori dalla finestra. Madonna, cerca di scoprire qualcosa. Madonna santa! Mamma! Clelia! Oddio, potete venire qua un momento? Capita un fatto spaventoso! E cioè? Non si trova più il povero Piero! Ma va! Ma sì! Angelica l'aveva portato dal bagno nella stanza da letto. E adesso non c'è più... Ma non è possibile. Bisogna pensare che se lo sia portato via l'operaio, il quale pure non c'è più. E perché farne? E che ne so, se ne sentono tante. Ah, ma non è possibile che sia stato lui. Però ho mandato Angelica a cercare l'operaio, Bisogna pensare che se ne sia andato con qualcun altro. D'altra parte non può essere volato in cielo. Un caso simile avviene nel cadavere scomparso. E non rammenti dove era scomparso? Era stato disciolto in un liquido corrosivo che ne aveva completamente cancellato le tracce. Oh, non può essere il caso nostro. Niente. Hai guardato dietro ai mobili? Ma le sta la prima cosa e poi come il gandava, perché? Allora non c'è che una spiegazione possibile. E cioè? Angelica non dice la verità! Lo giuro! Ma è inutile, non si è mai visto che il colpevole giuri. E comunque il giuramento non può considerarsi una prova. Ma io non sono colpevole. Oh, può darsi, ma allora vedi, siamo in presenza di un caso di mitomania. È lampante. Ce n'era uno nel delitto immaginario che faceva perdere la testa a tutto il dipartimento di polizia di New York. Proprio per la fantasia malata di una domestica! Ma Clelia, ma ti supplico, lascia stare i libri gialli e vieni al dunque. Che cosa c'entra quella che tu dici mitomania? Che cosa intendi dire? Intendo dire che questa ragazza sbaglia, è vittima di un'illusione abbastanza frequente nei temperamenti fantastici e un po' nervosi. Forse per l'emozione, forse per l'abitudine a mentire?
ella crede di aver portato il povero Piero nella stanza da letto. Invece l'ha lasciato nel bagno! Oh, misericordia! Nel bagno c'è il De Magistris, se si è trovato alla presa con un cadavere gli sarà venuto un accidente! Ma ci mancherebbe anche questo, bisogna accertarsi! E intanto tu resta a disposizione! Madonna santa! Beh, non dà segni di vita! Ma che davvero abbia trovato il cadavere, si è morto per l'impressione! È quello che vedremo! Un caso simile avviene nella vasca insanguinata ed ha molto filo da torcere al coroner, pover'uomo che per poco non finisce al manicomio, tanto simpatico. Ma chi? Il coroner. Oh, ma che mi importa del coroner? Io mi preoccupo per De Magistris, ma che veramente gli sia successo qualcosa. Comincio a pensare che sia proprio morto e che... non è morto. A meno che non sia morto proprio in questo momento, non me ne stupirei affatto. Signor De Magistris! Occupato! Mi scusi, signor De Magistris, ma è occupato soltanto da lei e non da altri? Beh. Oh, non capisco la domanda! No, dico, non c'è nessun altro con lei? Signora, ma chi altri vuole che ci sia? Sono solo! Lo vede? Nel bagno d'Olghè, lo so benon. Angelica, dove hai nascosto il liquido corrosivo nel quale hai disciolto il corpo del povero signor Piero? Ma che liquido? Ma perché avrebbe dovuto disciogliere? Per farlo scomparire, non è il primo caso, ed è il sistema più sicuro, che non lascia traccia. Ah, ma ti supplico, fammi piacere, non pensare più ai libri gialli. Converrà che la situazione è proprio da libro giallo. Il povero Piero deve venir fuori. Oh, e stiamo fresche se ci aspettiamo che venga fuori proprio lui. Anche se fosse caduto dal letto, dovrebbe trovarsi. E intanto questa ragazza dovrebbe andare dal portinaio a chiedergli se ha notato qualcosa di sospetto nell'operaio che è andato via. Non so se aveva oggetti, pacchi o cose del genere. O si sosteneva a fatica un compagno in apparente stato di ubriachezza. Un caso simile fa ammattire la squadra omicidi. Ti prego, finiscila con i tuoi casi. Non tentare di tagliare la corda, piccola! Sarebbe inutile e ti metteresti nei guai. La prolungata permanenza di De Magistris nel bagno non mi persuade. Signor De Magistris! Che altro c'è? Mi scusi se la disturbo ancora, non mi mandi al diavolo, ma vorrei farle una domanda. Mi risponda con tutta franchezza. Perché si trattiene tanto nel bagno? Oh, signora, la scongiuro, la supplico. Ma se mi trattengo nel bagno, ci saranno delle buone ragioni, no? Scusi. Il portinaio ha visto l'operaio andar via, ma senza pacchi o altro, lei era solo. Angelica, ti prego, cerca ancora, vai. Eccomi qua. Allora? Allora che cosa? No, dico, nel bagno tutto in ordine? Signora, non capisco questa sua insistenza. No, volevo dire, non ha avuto emozioni speciali? In che senso? Tutto normale, nessuna sorpresa? Sì signora, sto bene, grazie, non si preoccupi, grazie, e si faccia gli affari suoi. Paolo, ma perché rispondi così scortesemente? Ma perché se ne esce con certe domande? Non si trova, ormai ho guardato in tutta la casa. Lola? Che c'è, Paolo? Debbono aver perduto qualche cosa. Dici? Sì. Le dico che il signor sta riposando e la signora non può ricevere nessuno. Ma
qualcuno della famiglia, insomma, è cosa importante. Va bene, va bene. Venga, s'accomodi qui. Vado. Grazie. A vedere. Loro sono della famiglia? No, siamo soltanto degli amici. Ma perché? È successo qualche cosa? Oh, una cosa tremenda. Ma non è colpa nessuno, eh? È stata una fatalità. Ma perché? Che cosa è successo? Oh, una disgrazia spaventosa. Non so come dirla a questa povera gente. Ma cosa c'entrano loro? Lavorava a riallacciare il filo della corrente in una stanza di questa casa. E lo sappiamo, c'eravamo quando lei è venuto. Nella stanza c'era un tale a letto. Che dormiva, lo sappiamo. Non l'avevo nemmeno visto perché stava sotto le coperte. Mentre riallacciavo il filo, mi è scappato dalle pinze isolanti ed è andato a finire nella stanza, sul letto. La corrente era stata tolta, ma si vede che proprio in quel momento, per un'errata manovra della centrale, era stata ridata. È stato un attimo, ma è bastato. Il signore che stava a letto è rimasto... No! Stecchito! Oh, povero Piero! È passato dal sonno alla morte senza accorgersene, proprio la morte del giusto. Oh, povero Piero! Per ritardare la scoperta ho nascosto il cadavere e me ne sono scappato. E qui nessuno ne sa niente, oh, poveretti! Ma sfido io che cercavano Lola, cercavano il povero Piero, sì. Ed evidentemente non l'hanno ancora trovato, no. Se no sai che strilli, poveretti! Scappiamo, Paolo, scappiamo! Scappiamo prima che tornino qui, avverrà l'ira di Dio quando lo troveranno! No! Abbiamo il dovere di stare vicini a queste povere gente! Bravissimo. Non possiamo andarcene via ora! Bravissimo! Io aspetto di là, Ecco, sì, e noi invece occupiamoci delle cose importanti. Sono povere donne sole, pulcini nella stoppa. Per prima cosa dobbiamo fare le partecipazioni agli amici. Debbono venire tutti. Allora, ha cessato di vivere Piero D'Avenza, cittadino integerrimo, lavoratore indefesso, sposo esemplare, figlio amorosissimo, fratello discreto, cugino soddisfacente, cognato passabile, genero detestabile, prozio tenerissimo, biscugino senza particolare rilievo, e nipote insignificante, pronipote modello, suocero insuperabile, amico pignolo, avolo, bisavolo, arcavolo impareggiabile, al quale un giorno i posteri diranno: grazie arcavolo. Ed ora dobbiamo avvertire i parenti. Anche questo. Oh, com'è complicato vivere. Anzi, morire. Cioè sopravvivere. C'è da far venire un accidente a questa povera gente, a telegrafare di venire perché Piero è morto. Sì, ma noi non dobbiamo telegrafare con brutale franchezza la notizia dell'avvenuto decesso. Io direi di telegrafare come si usa in questi casi. Piero gravissimo, venite subito. Lola, tu sei una cara ragazza, ma non usi la testa prima di parlare. Allora tanto varrebbe scrivere Piero morto, Ma è per non allarmarti? Sì, ma benedetta figliola, ma si sa che se uno telegrafa gravissimo vuole dire morto. D'altra parte l'hai detto tu stesso, come si usa in questi casi. Allora telegrafiamo Piero grave. È meno allarmante. Non mi pare, perché capirebbero che non vogliamo allarmarli con gravissimo e che Piero invece è proprio gravissimo, e cioè morto. Allora telegrafiamo Piero non bene, venite subito. Ma ti pare, benedetta figliola, se uno non sta bene al punto tale da pretendere l'immediata partenza dei propri cari, vuole dire che è proprio gravissimo e siamo da capo, c'è da far prendere un colpo quei poveretti oppure da farci prendere per pazzi. È giusto. Allora telegrafiamo Piero non benissimo, venite subito. Oppure leggera indisposizione di Piero,
richiede vostra immediata partenza, oppure... No, 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 non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. Non vorrai telegrafare? Piero, ottimamente venite subito. Vedi, Lola, non è tanto il non bene o il non benissimo, quanto il venite subito, che toglie ogni significato all'eufemismo. D'altra parte non possiamo telegrafare Piero non bene, restate dove siete. E se invece di Piero gravissimo venite subito, telegrafassimo Filippo gravissimo venite subito? Ma che c'entra Filippo se è morto Piero? E così non si allarmerebbero. E non si allarmerebbero, no, ma nemmeno capirebbero. E poi scusa, chi è questo Filippo? Ah, ma fa per dire, un nome qualunque. E poi, e del resto, mi sembra che ci sia il portiere che si chiami Filippo. Oh, la, 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 la. Eppure, un simile espediente ci consentirebbe di telegrafare senza reticenze Filippo morto, Filippo crepato. Ma che scopo direbbero saluti a noi, no? Ma non credo. E per quanto non esista fra i loro parenti o amici alcuno che si chiami Filippo, eppure non credo che non proverebbero per la dipartita di un loro simile quel briciolo di umana pietà che non si lega neppure a un cane. Ma non al punto di farli venire qui, eh? E allora, invertiamo le parti. Telegrafiamo che loro sono gravissimi e che Piero va subito. Ma benedetta figliola, ma ti pare che uno si allarmerebbe di meno se sapesse che lui stesso è gravissimo, piuttosto che un terzo sia pure molto caro? Ma dove stai con la testa? La salute è la numero uno. E poi, sentendosi avvertire così per telegrafo, c'è da far prendere un colpo a quei poveretti e poi non servirebbe a niente. Come sei prolisso, Paolo. Io penso con terrore a quando saremo sposati e certe volte mi verrebbe voglia di avviare sin d'ora le pratiche della separazione. Vedi, noi dobbiamo fare in modo che loro vengano tutti al funerale senza avere la certezza che lui è morto. E gli vuoi far credere che gli si fanno i funerali mentre è ancora vivo? Devono capire e non capire. E allora, perché non telegrafare vinto alla lotteria, venite subito per incassare? Sai come si precipiterebbero e farebbero un viaggio felice? Ma tu non pensi all'arrivo? Il contraccolpo sarebbe ancora peggiore. Sarebbe come esporre qualcuno ad un forte calore e poi sottoporlo ad una doccia gelata. Vabbè, ma lo fanno i norvegesi e pare che se le trovino bene. È la sauna, lo so, ma qui non siamo in Norvegia, siamo in Italia ed è già tanto se si fa un bagno caldo. Mille volte meglio allora piuttosto... Figlio mio, come sei prolisso! Io penso con terrore! A breve, io concludo, arrivo, sintetizzo, compendio, riassumo. Noi dobbiamo creare non delle perniciose illusioni, ma uno stato di preallarme generico che... Insisto per il mio testo. Vinto alla lotteria, venite subito per incassare. Lo rifiuto. Ci metto la questione di fiducia. Tra il tuo sì e il mio no, propongo di addivenire ad una via di mezzo. Propongo di utilizzare soltanto metà del testo da te proposto. E cioè? Cioè, togliamo vinta la lotteria e lasciamo soltanto venite subito ad incassare. Ma no! Ma allora perché non telegrafiamo Piero ottimamente? Restate dove siete. Se vogliono capire, capiranno. Oh, siamo dei geni. Andiamo a telegrafare. Aspetta che raccatti su. Cosa? È stata una disgrazia.
Certo ci sarà un'inchiesta, il filo è scappato. Però non ha sofferto, no, questo glielo posso assicurare. Non ha avuto nemmeno il tempo di dire ai. Benché alla centrale si ostinino a negarlo, ci deve essere stata ridata proprio in quel momento la corrente ad alta tensione. Una scarica. Ma è matto. Un caso simile viene levato dal manicomio. L'ho trovato! Era nell'armadio! Nell'armadio? Ma questo ci è andato da solo. E non hai pensato che l'armadio l'era chiuso a Chave da fora? Oh, santo cielo! Ma è uguale come la morte nel baule! Signore, credo di capire di che cosa stanno parlando. Ce l'ho messo io! Cosa? Ma vi spiegherò tutto! Ma come si è permesso di fare una cosa simile? Non è possibile, ma non è possibile! Si calmino! Loro hanno tutte le ragioni, ma io non ci ho torto, Non l'ho fatta apposta! Ah sì, ce l'ha messo per disgrazia! Ecco, brava signora, è stata una disgrazia! Mi lasci dire, il signore è morto perché... Ma prego, parli piano che non si deve sapere! Magari si potesse non sapere... ma sarà difficile tenere nascosta la cosa. Lo so, ma lo diremo tra due giorni. Perché? Perché così vuole. Chi? Il defunto. Ma perché parla? A chi? Oh, ma no, ma l'aveva, insomma, lasciato, l'aveva detto prima di morire. Aveva parlato allora? Ma no, l'aveva lasciato scritto. Ah, non capisco. Ma aveva lasciato scritto nell'armadio. Ma no, nell'armadio era già morto. Ma questo lo so, ma allora quando è che ha detto di dirlo dopo due giorni? Ah, benedetto uomo, l'aveva lasciato scritto prima di morire. Ah, ma allora non era del tutto morto quando è stato chiuso nell'armadio? Dagli! Signora, mi scusi, ma quando uno è morto? Oh, la prego, ma parli piano, le ho già detto che lui desidera che la cosa si sappia solo fra un paio di giorni, dopo le esequie, insomma. E allora, per cortesia, vada a dirgli, se per favore, di non farlo sapere mai. Ma perché dovrei dirlo? Al morto. Oh, dagli! Ma lei è proprio matto, eh? Signora, se si potesse non farlo sapere mai. Ah sì, sarebbe anche meglio, d'accordo, ma intanto fino alle esequie non si deve far sapere niente. Io così non parlo. Vuole il defunto. Io non parlo. Oh, mica tanto, Mi sembra che lei stia facendo un chiasso del diavolo. Va bene, non parlo più. Mi raccomando, Mi raccomando a loro, è mio interesse. E guardi, si può convincerla a non farlo sapere mai. Ma convincere chi? Il morto! Oh, ma come vuole convincerla? È una fissazione, ma come vuole convincerlo se è morto? Non lo so, facciano loro, tanto ormai è successo. È stata una disgrazia. Sì, una disgrazia grande. Sì, sapesse che colpo è stato per me. Oh, grazie. Ringraziarmi mi sembra un po' troppo. No, queste sono cose che fanno piacere. Lei è la vedova? Lei è la vedova? Sì. Beh, contenta lei. E comunque, acqua in bocca. Io per me non parlo, ma anche loro mi raccomando, non è successo niente. Niente, assolutamente niente. Ma piuttosto come si farà dopo quando lo porteranno via? Cercheremo di fare le cose alla chetichella. Brava signora, questo si chiama ragionare. Ah, lei mi toglie un gran peso dal cuore. Anche lei a me. Allora possiamo stare tranquilli? Tranquillissimi, mi raccomando, Io dimenticavo di dirvi. Ho 5 figli. Ma complimenti. Tutti piccoli. Oh, ma sono così carini a quell'età. Mi raccomando, Sì. Riverisco. Signora, io non ho detto niente a nessuno, ma sono già venuti ad addobbare la porta. Sì, li hanno mandati quel signore e quella signorina che c'erano qui prima. E c'è anche l'annunzio sul giornale. E stanno già arrivando le visite. Oh, poveri noi, non c'è più niente da fare. Angelica. Oh, sì. Mettiamoceli, dai, questi scialli. Oh, anche le visite, poveri noi. Vai.
Gelsoni, signori Peles. Sì, sì, fagli entrare. Oh, Teresa! Ha capito di morire, eh? No! Povero Piero! Oh, ma siamo nati per soffrire! Io ancora non ci credo che sia morto. Mi pare impossibile. Oh, è quello che dicevo io un momento fa. Le parole precise. Anche mio marito conosceva appena il povero Piero. Eppure ha avuto un dolore tale. Oh, grazie! Ha capito di soffrire, di morire? Ma, povero Piero! Povero Piero! Povero Piero! Guarda, se dovessero dirmi non è morto, ma è cieco, per me sarebbe meglio. Ah, oh, sì, fra morto e cieco io preferisco cieco, eh? E tu preferisci morto o cieco? Io? Morto. E tu? Cieco. Oh, Teresa, Teresa! Ma ha capito di morire! Ma... povero Piero! Oh, Teresa! Non riesco a capacitarmi che sia morto! Oh, Teresa! Povero Piero! Oh, si può! Ma qui è tutto lui! Guarda, Marco! Oh! Oh! Ma è parlante! E l'ho già vista, grazie. Teresa. Scusate un momento. Torno subito. Scusate. Sembra una tremenda fatalità. E almeno di un mese mi sono vista sparire ben 3 amici. E tutti pressapoco della nostra età. E anche quel povero Paolo. Chi Paolo? De Magisti, ma non lo sa? È morto poco fa, di un colpo, un accidente! Ma no! E glielo garantisco! Ma se mi ha telefonato 3 ore fa e stava bene, ma è stato lui a darci la notizia della morte del povero Piero! E beh, una sincope pare! Oh, povero Paolo! Eravamo come fratelli! Non ti far trovare da Teresa che piangi per un altro. Ma non posso trattenermi. Ma sforzati. Lei gli voleva molto bene, vero? Oh. E come? Si conoscevano appena. Ma Marco è così. Ha un cuore talmente sensibile. Gli è venuto in mente a un tratto, una volta che incontrò il povero Piero, e si è messo a piangere. Oh, che animo nobile. Però Pelez fa la commedia. Credo che conoscesse appena il povero Piero. Ma non capisco perché faccia tante smancerie. Ma no, ma lui non piange per il povero Piero. Ma no? No, piange per Paolo. Per Paolo De Magisti, che è morto un'ora fa di sincope. De Magisti è morto! È una sincope, pare! Ma come sta? Non conosco i particolari. Ma notizia mi è stata data dalla stessa fidanzata del povero De Magisti. La signorina Lo. Sì, sì, lei piangeva persino. Lo credo. Che cosa spaventosa. Dovremmo sposare domani. Ma forse era malato di cuore? Ma no, il povero Piero non aveva assolutamente nulla al cuore. Ed era sposato da anni. Ma adesso si parlava di Paolo De Magisti, che è morto poco fa. Povero amico mio. Pelez è commovente, non me lo sarei mai aspettato. Scusa Teresa, sai, ma il signore non sta piangendo per Piero. Ah no? No, piange per Paolo De Magisti, morto un'ora fa. Ah, ma scusate, potevi anche dirmelo prima, e non c'è mica niente di male. Ma Teresa, è stato per un riguardo al tuo dolore? Non capisco perché viene qui a piangere un altro invece del mio povero marito, ma nessuno l'ha pregato. Ma no, Teresa, mio marito è venuto per il povero Piero, poi qui ha saputo che è morto anche De Magisti e piange per tutti e due. Ma non è vero, per mio marito non ha pianto, ma questo non c'entra. Forse era più amico di De Magisti che del povero Piero. Non è per questo, Teresa, ma pensa, doveva sposarsi domani. Anche tu piangi per lui. Oh, Teresa, ma non devi pensare.
pensare che... Oh, guarda, sei stata mezz'ora qui senza versare una lacrima. No, ma certo, io per Piero avevo già pianto a casa. Naturalmente tu non hai nessun dovere di piangere né per me né per mio marito. Tengo soltanto a mettere le cose a posto. Teresa, io piangevo per tutti e due. Del resto, guarda, non piango più. Oh, ma piangi, piangi, come te lo devo dire? Tanto il mio dolore è tale che nessuno può aggiungervi o togliervi niente. Ma almeno piangiamo ognuno per conto proprio. Vai, vai, che ognuno no, pianga per conto Teresa, proprio. Teresa, ma ti prego. Vai, vai, non confondiamo le lacrime, almeno a questo avrò diritto, no? Oh, signora Teresa, oh, ho capito di morire. Ma, povero Piero. Mia sorella non ha tutti i torti, vengono a fare una visita di condoglianze e si mettono a piangere per un altro. Possibile? Hanno saputo che è morto improvvisamente De Magisti. È morto Paolo? Anche lei? Oh, scusi tanto, signora, io di Piero sapevo già, ma di Paolo? La vera la notizia mi giunge come fulmine a ciel sereno. Ma com'è stato, quando, cos'è stato? Povero marito mio, sempre disgraziato. Oh, Teresa, hai capito di morire? Ma, povero Piero! Scusi, 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 scusi. Lei piange per Piero o per De Magisti? Per Piero, per Piero. De Magisti non lo conoscevo. Oh, sì, l'ho dato il cielo. Teresa, c'è più una che piange per Piero. Signora, ho capito di morire. Oh, povero Paolo! Ma il defunto non si chiama Piero? Sì, ma la signora allude ad un altro. E perché piange Paolo se è morto Piero? È morto anche Paolo. E chi è questo Paolo? Sarebbe lunga spiegarle. Non ci capisco niente. Signora, sento che un nuovo lutto si è abbattuto sulla sua casa e le porgo le più vive condoglianze. Anche per la morte di Paolo. Ma nessun nuovo lutto si è abbattuto sulla mia casa. Già è abbastanza grande quello che mi ha colpito. Ma questi signori, con una delicatezza veramente esemplare... Teresa, Teresa, ti prego. No, 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 lasciami dire. Questi signori sono venuti qui a piangere un altro nemico del mio povero marito. Ma che cosa indegna! È la prima volta che sento un fatto simile. Non potevano andare a piangere altrove? Oh, ma no, signora. Noi non siamo venuti per piangere un altro. Purtroppo si tratta di una tremenda coincidenza che accomuna nel noto pianto i nomi di Piero e di Paolo. Non rispetto il dolore altrui, ma qui si piange Piero e non Paolo. Oh, perdoni, ma noi eravamo già qui quando si è saputo della morte di Paolo e non abbiamo potuto trattenere il nostro dolore. Certi sfoghi del cuore non si possono rimandare ad ora fissa, ma questo le garantisco e credo di poter parlare anche a nome degli altri. Non diminuisce affatto il sincero cordoglio che noi tutti proviamo per la fine del nostro caro Piero. Oh, stringendosi tutti attorno a lui, grazie tante. Vedi, Teresa, io non sono sospetta, perché non piango, ma devo dirti che malgrado la nuova disgrazia, questi signori sono rimasti tutti qui e questo ti dimostra il loro dolore per Piero e la loro solidarietà con te. Vadano pure se vogliono. Oh, no, Teresa, andandocene, noi confermeremo quello che hai potuto pensare in un momento di nervosismo, più che giustificato d'altronde, e invece... ci stringiamo tutti intorno a te. Piangendo un altro, ma grazie tante! E anche lei la smetta di piangere, buffona! Oh, ma le assicuro, signora, che ora piango per Piero! Ma vada, vada! Parola d'onore! Purtroppo mi è impossibile dimostrarglielo, ma la prego di credermi! Ormai non credo più a nessuno! Anzi, le dirò che della morte di questo De Magisti a me non importa niente! Ma questo che c'entra? Non ho quel che è giusto, le ripeto, il decesso di questa persona mi lascia del tutto indifferente! Signora, la prego di constatare che io non piango! Lei è l'unico sincero! Mi trattengo dal piangere appunto per evitare equivoci. Oh, se per questo colonnello faccia pure il suo comodo e pianga pure. Grazie, grazie, ma mi si sono talmente confuse le idee che non so più per chi dovrei piangere. Il marito di sua sorella è fra Paolo o era Piero? Era Paolo. Scusi, finisco per impappinarmi anch'io. Era Piero. Ma se lei vuol piangere Paolo, ormai faccia come crede. No, no, grazie, non piango più per nessuno. Pro bono pacis. Oh, signora,
A nome di tutti, desidero spiegarle che noto sincero dolore per il povero Piero. Risparmiatevi delle pietose bugie. Scusa, Teresa, io posso capire il tuo stato d'animo, ma dovresti gradire questo commovente plebiscito. Ma che plebiscito? È per un altro il plebiscito! Scusa, Permette che le spieghi. La repentina morte di un altro nostro amico, segnalato... Sfacciati! Taci tu! Ma è mai possibile una cosa simile? Vede, la signora sua figlia deve capire che da parte nostra non c'è nessuna mancanza di riguardo verso il suo dolore. Tutto è successo perché la signora Osvalda, qui presente, ci ha portato una dolorosa notizia! Dunque è stata l'amica Osvalda, eh? Ma grazie, grazie tante! Ma scusi, signora, io che colpa ne ho? L'ho sempre conosciuta come una pettegola, chiacchierona e maligna. Signora, io ho conosciuto la notizia dalla stessa fidanzata del povero De Magisti e non ho potuto fare a meno che riferirla. E viene qui a portar via le lacrime al mio povero marito. Ma no, signora, oh, santo cielo, non mi era mai capitata una cosa di questo genere. Io capisco il suo dolore, capisco il suo risentimento perfino, ma da parte nostra... Non c'è stata nessuna mancanza di riguardo verso il povero Piero, al quale eravamo tutti affezionati. Ciò non toglie che saputo della morte di De Magisti. Io me ne infischio di De Magisti. Già ero venuto stamane a conciarci l'anima. Mamma, non aggravare la situazione, dai. Ma sappiamo tutti chi era. No, ma questo che c'entra, taci tu. Ma non c'è da far paragone tra lui e quella bell'anima del mio povero genero. Mamma, parce sepulto. Ma mi ci tirano per i capelli. Ma devo vedere io che a poche ore di distanza dalla morte del mio povero genero i suoi amici vengano qui e per suprema revisione al dolore di mia figlia si mettano a piangere un altro, quando si può dire che il corpo del mio povero genero è ancora quasi caldo. Lo capisco, ma quello di Paolo è più caldo. E come? Tutto è avvenuto perché la fine di Paolo è stata così repentina, ma stava benissimo. Ma racconti, signor Osvaldo. Certo, sì. Oh, basta! Qui si deve piangere Paolo e non Piero. No, colonnello, guardi che si sbaglia, qui si deve piangere Piero. Oh, Gianni, scusi, il marito di sua sorella si chiamava Piero. Era Piero, sì, ma le ripeto, se lei vuol piangere... Nemmeno per sogno, chi vuol piangere Paolo De Magisti, fuori da questa casa. Il signor Paolo De Magisti con l'amorosa. De Magisti? Fallo entrare. Oh, De Magisti. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Bel coraggio a presentarsi qui. Ma che ci aveva raccontato lei? Che era venuto un accidente a De Magisti? Ma come le è stata in mente una simile panzana? A me l'aveva detto la fidanzata? Avrà scherzato? Sono scherzi da cretini però, Sì, ma non aveva tanto l'aria di scherzare, sa? Piangeva persino, non riusciva quasi a parlare per il dispiacere. Ma vi pare possibile che scherzasse? E forse sarà stata informata male. Oh, certo. La signorina Lola è persona serissima. Ecco, del resto, sì, sentiamo subito. Signorina Lola? Sì? Permette una parola? Certo. Lei che cosa mi aveva detto? Che il De Magisti era morto. Io? Sì, sì, lei poco fa dal dentista, mentre io entravo lei usciva, allora le ho domandato... Come mai non c'era con lei De Magisti, che di solito l'accompagnava per una cura? E lei, alzando gli occhi al cielo e gemendo, ha detto: ho finito di soffrire. Ebbene certo, è perché si era appena levato il dente. E allora perché ha alzato gli occhi al cielo con un'espressione di cordoglio? Perché mi doleva il dente mio. Ma ha detto pure sospirando: adesso De Magisti sta meglio di noi. E beh certo, lui si era appena levato il dente, mentre io dovevo ancora togliermelo. Ma chi poteva immaginare? Ma chi poteva immaginare? Sento dire: adesso sta meglio di noi, ora ha finito di soffrire. E ho creduto che fosse morto. Oh, che granchio! Oh, che granchio!
né piangere né ridere. No. È un contegno ignobile. Hanno saputo che De Magistri è vivo ed eccoli là, tutti allegri e ridenti. Mi scusi, ma quel signore per chi piange? Per Paolo o per Piero? Di lui non c'è dubbio, piange per Piero. È Paolo! Teresa! Teresa, questa candela frigge, non l'avete smoccolata. Oh, Piero, perdonami, scusami, non me ne ero accorta. Come vedi, sono risuscitato, forse per merito di questa candela che asfissia col fumo. Un caso di morte apparente. È stato quello che mi sono chiesto anch'io quando mi sono svegliato in questo elegante abito da cerimonia, in mezzo ad omaggi floreali e ad addobbi di dubbio gusto, ma di dubbio significato, eh? È stata tale l'impressione che per poco non diventava reale quello che sembrava soltanto apparente, benché... L'atmosfera di gaiezza che regnava fino a qualche istante fa in questa stanza parrebbe dover escludere ogni interpretazione troppo pessimistica delle mie condizioni. Non vorrei che il mio inopinato risuscitamento avesse portato tra voi una venatura di mestizia, una nota stonata e io fossi considerato un guastafeste. Prego, prego, continuate. Continuate pure a ridere e a divertirvi. Fate come se io fossi ancora di là, voglio dire, nel mondo di là. Anzi, se non sono indiscreto, potrei partecipare anch'io alla manifestazione del vostro buon umore. L'avventura di cui sono reduce me ne rende particolarmente bisognoso. Oh, mi scusi, signor Piero. Premesse le note più sincere, congratulazioni per il suo felice riuscitamento. Le debbo una spiegazione a nome di tutti, un buffo qui pro quo. Non vorrei essere tacciato di scarso senso di ospitalità, ma che cosa ci fa tutta questa gente qua, scusa? Piero, sei vivo, che felicità! Lascia stare la felicità e rispondi. Ma se la memoria non mi inganna, avevo detto di dare la notizia della mia morte ad esequie avvenute. Ora, non mi sembra che questa simpatica cerimonia sia già stata celebrata, ma pare ciò nonostante che tu abbia invitato tutti a farsi quattro risate. Correggimi se sbaglio. Ma no, Piero, ti spiegherò, ridevano perché... Perché mentre stavamo qui per lei, l'amico Osvaldo ci ha portato la notizia che era morto anche De Magistri. È morto Paolo! Tu piangi per lui! No, Paolo! Non sono morto, non sono morto, è stato soltanto un piccolo equivoco che ha provocato un po' di larità. Ma appena appena, appena. Avevo o non avevo detto di dare la notizia ad esequie avvenute? Te l'avevo detto, che era un pignolo. Quale il vivo, tale il morto. Sì, ma non è morto affatto. Ma è un pignolo. Rispondi, cara, avevo detto o no? Sì, Piero, l'avevi detto, ma... Ma voi, come al solito, ve ne siete infischiati dei miei ordini. No, ti assicuro che ho fatto di tutto perché la notizia non trapelasse. Però sei saputo. Ormai era il segreto di Pulcinella. Già, e il Pulcinella ero io, eh. Oh, mi scusi, signor Piero, se mi mischio nei fatti suoi. Ma credo di avere il diritto di parlare, perché io non sono venuto qui spontaneamente, no? Per conto mio ne avrei fatto volentieri a meno. Anch'io. Ma mia moglie, amica di sua moglie, mi ha trascinato. Lei sa come sono le donne. La ringrazio, ma non ci tenevo affatto che veniste. D'accordo, ma a parte il piacere o no di fare la visita, io trovo che il morto non ha il diritto di pretendere che si dia la notizia alle esequie avvenute. Sì, un funerale inoltre è una rassegna di forze vive, un modo per incontrare le persone che ci interessano, per mettersi in mostra. Ma per questo avevo detto di dare la notizia alle esequie avvenute. Ma scusi, questa è una malignità. Il morto non ha niente da perdere se si va sui funerali. Anzi, tanto onore per lui. Giusto. È un'usanza gentile che giova i vivi e onora il morto. Dunque egli lascia a noi i funerali. Sì, i funerali appartengono ai vivi. Faccia al morto lei e non si mischi. E rammenti quel che si dice a Roma. Chi si impiccia muore ammazzato. Ma io non volevo! Qui non si tratta di stabilire se il morto ha diritto o non ha diritto. Io non volevo e basta. E adesso fuori tutti! E va bene! Un'altra volta voglio essere ammazzato se vengo sui funerali. La ringrazio e spero che stia lontano. Tanto lei ai suoi non mi vedrà certamente. Lo spero! Appunto. Andiamo, Lucilla!
Oh, Teresa, coraggio, cioè non coraggio, scusa. Oh, questo improvviso resuscitamento non ci voleva. Signora, le faccio le mie più sentite condoglianze. Oh, Teresa, condoglianze? Oh, signora Teresa. Oh, Teresa. Signora, può constatare, io non piango. Meno male. Però non è bello vedere questi screzi tra i visitatori e il defunto. Chi? Cioè l'ex defunto, scusa. Vabbè, comunque, tutto è bene, quel che finisce bene. Allora, visto che siamo rimasti fra pochi intimi, avrei una proposta da farvi. Certo, sentiamo. E Gamportana Corona. Che Corona? Che morto vivace. Ma guarda, avevo detto non fiori, ma opere di bene. Fiori come se piovessero. Piero, ne ho dappertutto. Scusa, Piero, ma se hai saputo sono stati mandati dei fiori. Ma insomma, in questa casa piglia fa sempre come vogliono gli altri. Ma, oh, guarda, gli amici De Magisti e Lola. Com'è bella! Ma no, è una robetta da niente. No, è magnifica. Non so proprio come disobbligarmi. Ecco, è proprio la proposta che volevo farvi. Allora, e come tu sai, sì, noi avremmo dovuto celebrare il nostro ricevimento di nozze che si sarebbe dovuto tenere oggi. D'altra parte dobbiamo anche festeggiare il tuo improvviso risuscitamento. E allora ecco la proposta. Sì. Potremmo unire le due feste e farle qui! Ma sai che l'idea non mi dispiace. Oh, finalmente cominci a ragionare! Scusa, ma permettimi di offrire questi pochi fiori alla sposa. Oh, grazie! Come sono belli! Oh, una cosetta da niente! No, sono proprio magnifici! Ma va là, quattro zeppi di nessun valore! Va bene, comunque voi non vi dovete preoccupare di niente! Non ci preoccupiamo! Pensiamo a tutto noi! Perfetto, bene, bravo! Ciao! Ma sai che ti ha fatto bene morire? Sei molto migliorato d'aspetto! Trovi? Non c'è paragone da come stavi poco fa. Oh, effettivamente mi sento meglio. Sì, è vero, mi sento molto meglio. Angelica! Comandi? Le scarpe. Eh? Le scarpe. Che altro? Che c'è? Perdonami, Piero. Ho fatto un'opera buona in suffragio dell'anima sua. Cioè? Le tue scarpe vecchie al parroco perché ne facesse dono ai bisognosi della parrocchia. Così che adesso i bisognosi della parrocchia vanno in giro con le mie scarpe. E le mie scarpe buone? Quelle le ho regalate al portinaio. Ma sei impazzito? Angelica? Sì, signor. Vai dal portinaio e farti restituire le mie scarpe. Vai. Sì, sì. Ma lascia stare, oramai mi sono state regalate, poveretto, che se le tenga, no? Dagli le tue se ci tieni. Io delle mie ne ho bisogno, voglio uscire. Oh, sentitelo, è pazzo. È appena resuscitato e vuole uscire, ma sentiamo un po', dove vorresti andare? A passeggio. Che altro c'è? Anche i tuoi vestiti ho regalato. Ma si può essere più stupidi di così? Mi lasciano in questa giacca elegante e senza scarpe. Ma dove vado io? Dove mi presento in quest'arnese? Scusa Piero, ma tu dovevi andare... All'altro mondo, ho capito. Ah, ecco perché mi avete combinato questa bella tolettina, eh? E non te ne avere a male, Piero, sì, però, perché è così che si vestono i morti. Ma mi hanno spaccato anche la giacca, guarda che roba qua. Tutto qua. Scusa Piero, ma non si riusciva ad infilartela, t'andava stretta. Ma l'unica giacca buona che avevo, l'avrò messa sì e no due volte. Ma te la facesti per il matrimonio? Lo so. Non ti ricordi quante sì memorie in questo vestito? Quanti ricordi?
Pensavamo dovessi usarla chissà quante volte, per chissà quali feste. Che la nostra vita dovesse essere tutto un seguito di feste. E invece l'avete ridotta così. L'unica giacca da sera che avevo. Piero, ma tu eri morto. Ma potevate squarciare, strappare, slargare una giacca vecchia. Che bisogno c'era di tutta questa eleganza? O forse nell'aldilà è prescritto l'abito da sera? Ecco il portinaio. Il portinaio, voglio rimescarlo io. Il signor Piero è risuscitato! Oh, è risuscitato! Capito! Mi spiace che un elemento così importante per te debba ripercuotersi negativamente, ma io sono costretto a chiederti indietro le mie scarpe che ti erano state regalate. Eccole! Ehi, amico, queste sono vecchie e scalcagnate, ma le mie erano nuovissime. Ma ti pare possibile che io possa andare in giro con un paio di scarpe del genere? Beh, è quello che ho pensato anch'io quando me le hanno date. Ma cavaldonato! Meno chiacchiere e vai a riprendere le mie scarpe. Scusa Piero, sai, dimenticavo. Avevo pensato che al portinaio si potevano dare le mie di scarpe e io ho tenuto le tue. Sai, per avere un tuo ricordo, visto che abbiamo le stesse misure, tanto tu... Io ero morto, ho capito. Ma adesso sono vivo e se permetti rivorrei le mie scarpe. Come vedete non è colpa mia, ma sono costretto a richiedervi indietro le scarpe. Io resto scalzo, le mie le ho buttate via. Non pretenderete che resti scalzo io, eh. Vabbè essere generosi, ma es modus in rebus, cioè limite in tutto. Avete portato via tutto proprio. Le tue scarpe nuovissime. Vorrei vedere. Grazie, finalmente. Bene. Sai com'è? Bene. Avevo trovato questo tuo portafoglio. Portafoglio. Vuoto era e vuoto. Sì, d'accordo. E poi questo l'ho preso. L'accendino, certo, hai visto. E... Tu non sai niente, eh? E questo orologio che fatica, io non ce l'avevo. Anche l'orologio. Beh, guarda, anche i pantaloni mi avete dato via, anche i pantaloni. Scarso e senza pantaloni. Bravo. Tornano a casa finalmente. Ecco. Ma anche la cravatta, anche quello. Non è rimasto più niente. Sai, visto che abbiamo le stesse misure... Ho capito. Guarda se abbiamo le stesse misure anche di porta sigarette. Già. Vi siete divisi già il bottino, eh? Ma per avere un tuo ricordo, Piero. Tu te ne hai accaparato parecchi ricordi. È che sono un sentimentale. Tu hai il culto dei ricordi. Ma forse vuoi aprire un museo? No, è perché... Abbiamo le stesse misure, sì. Ho capito. E le mie pantofole? Quelle non c'entro. E quelle le hai lasciate in eredità ad Angelica. Avete distribuito anche il legato. Ma era l'unico legato. Avevate fretta, eh? Mi spiace per voi. Angelica! Comandi? Il legato con cui ti avevo ricordato nel mio testamento olografo era dovuto alla fortuita coincidenza di due circostanze indipendenti tra loro. La mia morte e la eccezionale dimensione dei tuoi piedi che ti avevano spinto più volte nei riguardi delle mie pantofole ad usarle clandestinamente sino a renderle due autentiche barche. Ora, venendo a mancare una delle due circostanze, benché sussista sempre l'altra, non ti resta che restituirmi il legato. Due barche, sono due barche quelle. Che avevo da pensarlo. Facevi bene. Due barche, proprio in mezzo. Evviva il re di Vino! Evviva gli sposi! Bravi gli sposi! Evviva, evviva! Piano. Che bello dopo essere morto. Sono lieta che Piero sia morto. Lieta che sia morto? Voglio dire, sono dolente che Piero sia morto e risuscitato. Dolente che io sia risuscitato. Allora passo a salutare Paolo, che vi lascia per una più alta sposa. Desidero rivolgere un commosso saluto all'amico De Magisti, che deve dare l'estremo saluto
alla donna amata, visto che alla vigilia delle nozze ha deciso di abbandonare fidanzata, amici e pompe mondane per farsi frate. Oh, razza di imbecille! Dice che vuole sposarmi, arriva alla vigilia delle nozze e si fa frate. Ma ti dotati di quei ceffoni! Ma sei impazzito? Ma che cosa ti salta in mente che io voglio farmi frate? L'ha detto la signorina Lola. Io? Lei, non lo rimangi, non faccia finta di niente. Ha detto ci lascia per una più alta sposa. Ma io lo devo a me stessa, e che sono un po' più alta di un'altra signorina che in passato ebbe a nutrire mire matrimoniali su Paolo. Ma lei l'ha detto alzando gli occhi al cielo, in uno spasimo d'estasi. Ma che estasi? Era una trafitta per il mal di denti. Scusi signorina, la vuol finire di spasimare per il mal di denti ogni volta che parla? Prima ci fa sapere che De Magisti è morto, oh, poveretto. Poi che si fa frate? Con gli occhi al cielo, le guance lacrimose, dice ci lascia per una più alta sposa. Credevo alludesse alla sposa celeste. Scusi, Che cracchio! Che cracchio! Meno male. E che è la cassa? Che cassa? E la cassa parlù? Ma io so bigo. Ah già! Non abbiamo pensato di sdirla! Passate di là, ma io sono vivo. Ma non si può aspettare. Vai piano! Porta Madus Migi! Ma vai piano, che pesa! Momento! Vai piano! È certo che pesa un sacco! Vai piano! Ma c'hai fretta? Vai avanti! Ma torna indietro! Gira! Gira! Vai no, dall'altra parte! Lo sai che pesa? Porta, vai, porta! Vai, qui! Qui va bene! Sì! Vai! Sei pronto? Un attimo! Momento! Vai! Oh! Vai, vai! Ferma! Vai! Oh, che male! Oh, che fatica! Veloce! Pesa! Sì che pesa! Ma visto, veloce! Sai cosa mettiamo? Che fatica! Pesa! Pesa un sacco, si vede! Vai! Uno, due! Tre! Vado! Vai, vai! Ecco, ci sono, Uno, due, tre! Pesa un sacco, Che fatica, Grazie, ma non serve più, il morto è risuscitato. Risuscitato? È un caso di morte apparente, sono io il defunto. Porca miseria, a saperlo! Ci risparmiavamo sta fatica! Mi dispiace! Pazienza! Ma adesso portar via la cassa è un problema! Allora, ci avevano raccomandato di fare le cose in fretta! E senza darle l'occhio, Perché il defunto voleva si desse la notizia ad esequie avvenute! Sì, ma io sono vivo! Così il furgone è ripartito! Ma telefoni alla ditta, rimanderanno il furgone. E bisognerà anche farsi di dare indietro i quattrini. Sarà difficile, sa? Uscito il denaro dalla cassa, uscita la cassa. E tanto peggio per lui, sarà suscitato. La cassa è stata fatta sulle sue misure. Certo, noi non ci entriamo. Comunque parlino con la direzione. Ecco, buongiorno. Buongiorno. A meno che tu non voglia tenerla per quando sarà la volta buona. Per quando si manifesterà in modo definitivo la dolorosa evenienza. Preferisco farla nuova, potrebbe cambiare la moda. Piuttosto, volessi ricomprarla tu, visto che abbiamo le stesse misure. Ti ringrazio, sai, ma
Tra l'altro potrà anche ingrassare. È quello che potrebbe capitare anche a me. Pertanto non ci resta che restituirla al mittente e farsi restituire i soldi. Oppure trovare un altro defunto che la prenda d'occasione. Magari andrà un po' larga, ma meglio che niente. L'importante è che se la portino via, perché è un oggetto che non mi piace vedere in casa. Benché quando c'è sempre meglio vederlo che non vederlo. Scusa, volessimo regalarla ai De Magisti come cassa nuziale. È un bell'oggetto e noi dobbiamo fare un regalo agli sposi. Ci hanno portato la bomboniera. Sai, non mi sembra molto adatto come dono di nozze. Tu pensi? Beh, io credo. È il fior delle pompe funebri. Ah, pure. Oh, è il cielo che lo manda. Mamma mia. Fallo passare. Canto per cantare, perché ne sento un piccicore. Aspetta, non si preoccupa, aspetta. Canto per sognare, perché ne sento un piccicore. Si preoccupi, si è trattato di un caso di morte apparente. Il defunto è resuscitato. Permette? L'ex defunto, l'agente delle pompe funebri. Fortunatissimo. Fortunatissimo io. E sua moglie? Bene? Dico, è sempre morta? Purtroppo. Oh, mi spiace. Però ho da farle una proposta. Stamane ci ha detto che avrebbe voluto per la sua povera moglie un feretro lussuoso, ma che non poteva permettersi la spesa. Ecco, potremmo cederle il nostro a un prezzo d'occasione. Ma diamoglielo gratis, sarà un'opera buona. Oh, grazie. Allora, già che sono così buoni, potrei approfittare anche del funerale. E tanto non si fa più tempo di sbirlo. Vai. Quando verrà il carro, ci farò mettere la cassa come ci fosse il defunto. Sì. E invece la portiamo a casa mia, dove ci mettiamo mia moglie. Così avrà quelle solenni onoranze. E sogniamo per lei che la ripagheranno di tante rinunzie. E di tante privazioni, e questo lo debbo a loro. Vabbè. Non lo dimenticherò e spero di poter ricambiare. Ma non ci pensi nemmeno, scusa. Però non voglio tutto completamente in dono. No, le manderò quello che posso, altrimenti mi parrebbe di non fare niente per mia moglie. Come vuole. Basta che grazie, riverisco. Arrivederci. Povero uomo, gli regaleremo anche le corone di fiori. Sarà uno dei rari casi in cui in un funerale si identificano i fiori con le opere di bene. Piuttosto, speriamo che torni presto. Perché? Non si sa mai, dovesse risuscitare anche sua moglie. No, non pensiamo a malinconie adesso. Vado a brindare la tua salute. Ah, vai, complimenti. Piero, sta arrivando tua sorella Elisabetta. Mia sorella, ma chi l'ha avvertita? Ma, eccola che arriva. Mamma mia. Anima benedetta. Ci hai lasciato. Te ne sei voluto andare. Sono qui. Lacrima eterna. Capito di morire. Ma chiedilo a lui. Io, scusa, ho di là degli ospiti. Hai capito di morire? Certo, un caso di morte apparente. Ma allora? Ti ho detto un caso di morte apparente. Prendi qualcosa? Oh, santi del paradiso, ma adesso? Come si fa? Come si fa che cosa? Quando abbiamo ricevuto il telegramma, mio marito ha capito subito e ha avuto una crisi terribile. Ma ora è passata. Di già? Ah sì, per fortuna. È malato di cuore, lo sai, e qualsiasi emozione può ucciderlo. Questa volta poco ci è mancato, ma ora, grazie al cielo, è fuori di pericolo. Tanto che ha potuto sostenere tranquillamente la vista dei paramenti funebri sul portone di casa tua. Meno male. Il medico, però, ha detto che un'altra emozione gli sarebbe fatale. Per conseguenza, ma non bisogna assolutamente dirgli che sei risuscitato, Morirebbe. Ma come? Sa che sono morto e lui sta bene. E morirebbe se sapesse che io sono vivo. Ma Piero, devi capire. È
Pantaleo non sarebbe mai capace di una bassezza, sai che ti adora. Lo so. Ma il colpo della notizia ferale l'ha già avuto e l'ha superato felicemente. Ringraziamo il Signore. Se venisse a sapere che sei risuscitato, avrebbe un'altra scossa per la gioia. E due scosse così violente a breve distanza e l'una in direzione contraria all'altra causerebbero la sua morte. Oh, poverino. E allora lascia che creda che sia morto, se questo giova alla sua salute. Scusa. Piero, tu continui a fare dell'ironia, ma hai torto. Pantaleo è un nobile cuore, ti adora, sì, morirebbe dalla gioia. E si può fare di più? Ma ormai c'è lui un dolore, soltanto lui. Un dolore profondo, incancellabile, eterno, ma calmo ormai, sereno. Però ha fatto presto, Comunque io non potevo continuare a fingermi morto per far piacere a mio cognato. Ma no, per fargli piacere, Piero, devi capire. Pantaleo è... È un nobile cuore, ho capito. Per evitargli un'altra scossa. Per evitargli un'altra scossa, sia pure. Ma un bel giorno l'altra scossa dovrà pure averla, no? Certamente. Dovrà finire col sapere, ma lo prepareremo a poco, con le debite cautele. Ma per ora, essendo troppo fresco il colpo della morte, bisogna che non sappia. E non dirgli niente, non glielo scrivere. Quando tornerai a casa gli dirai... Ma è qui! È venuto anche lui. Sì, si è fermato un momento al bar per prepararsi all'ultima prova da affrontare. Cioè? La visita della tua salma. Non farlo salire, per carità! Digli che se vedesse la mia salma potrebbe avere un altro colpo. Piero, ma non ci siamo ancora capiti allora. Il colpo della morte l'ha già avuto e l'ha superato felicemente, per fortuna. Vabbè. Adesso è calmo, sempre relativamente parlando. E se anche non lo fosse abbastanza, si sta rafforzando con uno zabaione, perché lui vuol vedere la tua salma. Ma guarda un po' che pretese. Ma non per cattiveria, Piero, devi capire. E dice che ormai si sente in grado di affrontare la terribile prova. Ma bravo. È pronto. Bravo, bravo. Dice che vuol darti il debito tributo di lacrime. Lo dispenso. Lo dispenso proprio. Ma via. Ma fammi il piacere. Tenditi un momentino. Ma fammi il piacere. Devo fare il morto, se no muore lui. Ma ti scongiuro, Piero, ma fallo per Pantaleo. Ma non potete dirgli che mi hanno già portato via. Ma no, perché al bar gli hanno detto che il funerale non si è ancora fatto. E così lui si è tranquillizzato. Perché il suo terrore più grande era di arrivare tardi e non poterti tributare gli estremi onori. È un pensiero squisito. Ma io comunque il morto non me la sentivo di farlo ancora. Ma via, ma no. Che ti costa? Chiedimi, no, non insistere, Elisabetta, chiedimi tutto, ma non questo. Ma lui vuol vedere la tua salma. E contentalo, povero Pantaleo. Ma è il tempo di farti vegliare un po' da lui. Poi noi lo allontaniamo con dolcezza, dicendogli che debbono chiuderti e tu ti rialzi. E non potete fargli vedere il feretro? Vuoto? Vuoto. Gli direte che io sono lì dentro. Sarà l'estremo saluto alla cassa vuota. Così almeno... Eccolo! Ma nasconditi! No, Dio mio, no! Non ditemi niente! Tienilo d'occhio che non faccia qualche grossa corbelleria! Coraggio! So che nessuna parola serve in questi casi. Solo il tempo potrà darti quella rassegnazione che oggi non trovi per la morte di tuo cognato. Ma bisogna reagire, Guai a lasciarsi vincere dallo sconforto. No, lasciatemi! Ma capisco. Ma capisco il tuo dolore, ma sii forte, sii uomo. Ora tuo cognato è lassù, che ti guarda e ti benedice. Ma se hai il dovere di vivere anche per gli altri, No, lasciatemi, voglio morire.
Voglio troncare una vita oramai divenuta inutile. Per me e per gli altri. Ma digli che Piero è vivo. Per carità, questo è uno sfogo salutare. Volontà del defunto. Oh, che animo nobile. Signora, i gelati si squagliano. Ma ballano. Desiderio del defunto. Oh, che animo nobile. Non ha nemmeno voluto che si piangesse attorno al suo feretro. Beh, facciamo un balletto anche noi per ottemperare alla sua volontà. Ah! Non è possibile, ma io non parlo. Ma mi raccomando, anche voi, acqua in bocca. Oh, zitto, con tutti. Zitto, certo, zitto. Ma mi sembra un po' pochino. Questa è la cifra che ci è stata data. È questa, eh? Ma toglietemi una curiosità. Ma che cosa se ne fa il compratore? E che casa ci si fa di solito? Ma non saprei. Ma non lo sa. Beato lei. Andiamo. Addio, addio. Thank you.